Hashem. Asina Asa. Che succede? Scusate, amici telespettatori, forse c'è un invitato non gradito, abbiate pazienza, sono cose che succedono. E forse hanno dato il biglietto a un signore che non era atteso. Adesso Nunzio Filogamo! Ma che... Filogamo! Devo parlare con Nunzio Filogamo! Noi, lo ripeto sempre, andiamo in diretta e quindi questi incidenti possono accadere, vi prego. Adesso il programma riprende il suo corso normale come se niente fosse. State tranquilli che non succede niente. Dunque, adesso abbiamo chiamato Enrico Montesano. Enrico Montesano sarà con noi, sarà un ospite simpatico della nostra trasmissione. E speriamo che le cose vadano bene. Buonasera. 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 Devo parlare con Nunzio Filogamo. No, lei chi è? Scusi. Presidente, io sono Torquato il pensionato. Pensionati di tutto il mondo, unitevi! Scusi, capisco. Pensionato. Capisco il suo appello. Capisco il suo appello. Che cosa vuole lei? Che cosa vuole? Avanti. Devo parlare col presentatore Nunzio Filogamo. Quello... Carissimi amici cini e lontani! Ovunque voi siate! Ma guardi che io non sono filogamo, ecco, io non sono filogamo e aspetto Enrico Montesano. E io non sono Montesano e aspetto filogamo. Oh mamma mia. Ma lei chi è? Scusi. Sono il nonno di Montesano. E io sono Pippo Baudo. Che lei è il nonno di filogamo? No, io sono Pippo Baudo. Pippo Baudo? Sì. Da quando? Da sempre sono Pippo Baudo. Qui in televisione ogni giorno c'è la novità. C'è un personaggio nuovo, uno mica sta un po' appresso a tutte queste novità, possi rammazza! Filogamo! Filogamo! Per piacere, cosa l'hanno mandato a fare qui? Cosa l'hanno mandato a fare? A tappare un buco! Come un buco? Quando c'è una rogna a casa mia sempre, mannamoce nonno! Bisogna andare a fare la fila alla posta, mannamoce nonno! Bisogna andare a prendere pupa a scuola, mannamoce nonno! Bisogna andare in televisione a parlare con Filogamo, mannamoce nonno! Un giorno o l'altro è nonno che invece manna a tutti, possi ammazza! Ma insomma lei sarebbe venuto per sostituire Montesano? Mio nipote mi ha detto! Dice, c'è una rogna, lasciate, io c'ho da fare! Mi dispiace, sono molto amico di Montesano. Montesano è un villano, non conosce le leggi dello spettacolo. Bene! Quando si prende un impegno bisogna rispettarlo. Lo spettacolo deve andare avanti, lo show deve continuare, non si deve arrestare mai. Che ha detto suo nipote? Ha detto pure lui, diglielo a Filogamo. Lo show deve continuare ad andare avanti, ma senza di me, posso la abbassare? Ma chi può? Mi nipote. E allora... Lei sa fare qualche cosa? In che senso? No, dico, lei è un uomo di spettacolo, sa fare qualche cosa? Di artistico? Sì. Io so fare il coro. Quale coro? Quale coro? Il coro dei pensionati a Montecitorio. Deputati, disgraziati, più sordi ai pensionati. Deputati, disgraziati, più sordi ai pensionati. Ma questo non è uno spettacolo, scusi, questa non è un'esibizione artistica. Per piacere, senta. Faccia il vecchietto pom pom. vabbè, io mi rendo conto di questa sua attività, anzi, sono solidale con lei. Lo spettacolo deve andare avanti. Lei vada via, per piacere, perché non c'è posto. Che me ce manna pure lei. Ma no, allora resti qua, avanti. Bene, resto qua, bene! Bene, resti qua e veda Fantastico 5, ecco. Ma Fantastico 5 non c'è della domenica. Come domenica? Fantastico 5 è sabato. Ma guardi che il Fantastico 5 si vede la domenica, all'Olimpico, il grande Falcao!